Ben ritrovati al notiziario di Cosmos TV. Andiamo alle notizie che hanno interessato oggi, martedì 18 ottobre, come sempre con la cronaca in primo piano. Il bambino di 11 anni, travolto domenica mattina da una statua nel piazzale della chiesa di Sant'Alfonso a Padula, è fuori pericolo grazie all'ottimo lavoro svolto dai medici dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. I particolari nel prossimo servizio. Il bambino di 11 anni travolto domenica mattina da una statua nel piazzale della chiesa di Sant'Alfonso a Padula è fuori pericolo grazie all'ottimo lavoro svolto dai medici dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. È stata una corsa contro il tempo quella dell'ospedale di Polla per la ricerca di un posto in un altro ospedale. Inizialmente la richiesta era stata fatta al Santo Bono di Napoli che aveva rifiutato il ricovero perché non attrezzato per la chirurgia vascolare, rifiuto arrivato anche da un altro ospedale napoletano, il Cardarelli. Ad accettare il ricovero dell'undicenne è stato il San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, dove grazie all'intervento di due equip chirurgiche è stata salvata la vita al bambino. Al termine degli interventi, tutti perfettamente riusciti, il bambino è stato trasferito presso la terapia intensiva nel reparto di cardiochirurgia. Cede un tratto di strada della ex strada statale 407, adesso strada regionale, nei pressi dell'incrocio fra la frazione di Tufariello nel comune di Buccino. La strada di vitale importanza per i collegamenti tra la Basilicata e l'area del Vallo di Diano e del Tanagro è percorsa quotidianamente da centinaia di mezzi pesanti ed automobilisti. Il movimento franoso negli ultimi giorni ha continuato nella sua attività di cedimento e si è creata anche una voragine che giorno dopo giorno si ingrandisce. A nulla fino ad oggi sono serviti gli interventi temporanei per garantire la sicurezza del tratto. Nonostante la segnaletica, infatti, specie nelle ore notturne, è alto il rischio che qualcuno potrebbe andare a finire nella voragine, transennata ma comunque molto pericolosa ed ampia. In questi giorni, per ovviare alle buche, alla strada ancora più dissestata, gli addetti ai lavori hanno ricoperto il tratto di sabbia che però si sta assorbendo proprio nella voragine. Solo un intervento mirato potrebbe sistemare questo tratto, che fa comunque parte di un'arteria disastrata in più parti, fino al confine lucano con la strada provinciale 94. E adesso a Sala Consilina il sindaco Francesco Cavallone replica al gruppo positivo sulla viabilità. Ciò che non è stato fatto è frutto della mancanza di fondi. Ma vediamo il servizio. Ciò che non è stato fatto è frutto della mancanza di fondi e non di inerzia da parte dell'amministrazione comunale. E questa è in sintesi la risposta che il sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone, ha dato al comunicato stampa dei rappresentanti del gruppo di opposizione Positivo si cambia, in merito alla mancata attuazione pratica del progetto Circoliamo, finalizzato alla revisione della mobilità urbana. Progetto che era stato presentato 2 anni fa in un incontro pubblico. L'idea di rivedere in modo organico e sistematico tutta la viabilità urbana con la realizzazione di un piano traffico da parte di esperti nel settore, ha spiegato il primo cittadino, ha trovato un freno nella carenza di fondi da poter attingere dalle casse comunali per poter finanziare il progetto. Questo ci è stato impedito dai tagli sistematici ai trasferimenti di denaro da parte dello Stato ai comuni, tagli che aumentano di anno in anno. Stiamo facendo di tutto per rivedere le falle che ci sono nella viabilità attraverso interventi mirati e faremo in modo di portare a termine il progetto avviato 2 anni fa nel più breve tempo possibile, compatibilmente con la situazione finanziaria del comune. Verrà intitolata ad Antonio De Curtis in arte Totò, la nuova sala teatrale, i cui lavori verranno ultimati a breve in via Croce a Sassano. E quanto deliberato nel corso della sessione straordinaria del Consiglio Comunale, che si è svolto ieri sera a Palazzo Babino, il sindaco Tommaso Pellegrino e l'intera amministrazione comunale all'unanimità hanno deciso di dedicare al Principe della Risata, la nuova opera che andrà ad arricchire l'offerta culturale non solo del paese ma dell'intero comprensorio. Abbiamo voluto realizzare la sala teatrale a misura del nostro paese, ha spiegato Pellegrino nel corso della
scusatemi, nel corso del consesso vicina al centro storico, scegliendo l'intitolazione a Totò perché è uno dei personaggi più straordinari d'Italia e soprattutto della nostra Campania. Ancora oggi un artista attuale e che suscita grande entusiasmo. Durante la seduta è stata deliberata anche l'intitolazione agli emigranti di una piazzetta di recente realizzazione nel centro storico, frutto della riqualificazione di un luogo da tempo soggetto al degrado. Il regolamento, i consiglieri hanno anche deliberato in merito all'approvazione del regolamento comunale sul diritto di interpello dei cittadini in materia di tributi comunali, che semplifichi i rapporti con l'amministrazione, nella fattispecie la possibilità che per i contribuenti di conoscere preventivamente, facendone richiesta, la portata di una disposizione tributaria qualora vi sia incertezza al riguardo. E a Sapri si pensa al futuro dell'area dell'ex cementificio. Vediamo di che cosa si tratta. Io incontro la proprietà. Una catena di denunce anonime ha cercato di bloccare l'abbattimento del cementificio. Invece, mi dispiace per chi ha tentato di frenare questo importante progetto, il mostro è caduto a terra. Adesso iniziamo a pensare al futuro di quell'area. Nell'incontro organizzato per fare il punto sul cantiere aperto in località Pali, il sindaco di Sapri, Giuseppe Del Medico, ha lanciato messaggi agli avversari politici, quelli che, attraverso manifesti e Facebook, hanno tentato di sollevare polemiche sulla qualità dell'intervento e sulla sicurezza ambientale, sostenendo che tra le macerie del cementificio ci sia dell'amianto. A tal proposito, il primo cittadino ha ricordato che il cemento amianto è stato rimosso 13 anni fa, quindi i cittadini possono stare sereni, nell'aria non è finito nulla di pericoloso per la salute pubblica. Del Medico è un fiume in piena contro i suoi oppositori, che gli hanno dato filo da torcere fino al momento in cui l'ultimo pezzo dello scheletro di cemento è caduto giù. A loro sono rivolte anche le parole pronunciate quando parla della nuova destinazione del sito. Credono che dietro tutto questo ci sia un complotto con la proprietà a svantaggio del bene comune. Mi dispiace per loro, ma il destino di quell'area non è stato ancora definito e fino ad oggi l'incontro con il club tirrenico proprietaria dell'area ha detto sono tutti avvenuti in comune, nel mio ufficio e con la porta aperta, quindi con la massima trasparenza. L'amministratore unico della società, Giovanni Sannino, nel corso del suo intervento ha fatto capire che sono intenzionati a collaborare con la città per elaborare insieme un progetto di sviluppo economico ed occupazionale. Una superficie di 8 ettari che comprende anche la vicina collina e le aree circostanti, il sito in cui insisteva il cementificio. Entro 6 mesi, ha detto il sindaco, dovranno essere rimosse le macerie, altrimenti provvederà il comune in danno. Entro l'anno, ha aggiunto, dovrà essere definita la destinazione di località Pali, perché prima della fine del 2016 intendiamo chiudere il nuovo piano regolatore. Al tavolo dei lavori anche Michele Marciano, che con i suoi scavatori ha buttato giù l'ecomostro, l'ingegnere Reitano, che ha diretto i lavori, e il vice sindaco Giuseppe Ricciardi. Dal pubblico più volte si sono levate parole di elogio per l'amministrazione Del Medico per essere riuscita dopo 60 anni a liberare Sapri dal maestoso scheletro di cemento che deturpava l'immagine della città. I colombi che svolazzano negli spazi dell'ospedale Ruggi d'Aragona presto riceveranno lo sfratto. Un falco sorvolerà sui tetti del presidio di via San Leonardo a caccia di prede da allontanare. I colombi sporcano, imbrattano, sono rumorosi, portatori di malattie e rovinano gli immobili. Sono considerati così e per questo dovrebbero avere vita breve con questo falco che sorvolerà i cieli del presidio rispondendo ai comandi del suo addestratore, o almeno è quello che l'azienda ospedaliera universitaria spera. I colombi sono alla ricerca continua di cibo e beccano qualunque avanzo trovato vicino alle aiuole o nei pressi del bar dell'ospedale. Potrebbero però essere portatori di infezione, le segnalazioni sono giunte in più di un'occasione ai vertici aziendali. Continua il tour di Teste Mozze, il libro dell'avvocato Franco Maldonato. Domenica il libro è stato presentato a Sassano. Continua anche ad ottobre il lungo tour di presentazioni del romanzo storico Teste Mozze dell'avvocato Franco Maldonato. L'ultimo appuntamento si è tenuto a Sassano.
Nella sala Aldo Moro di Palazzo Piccinni, lo scrittore ha raccontato il suo libro insieme al presidente del Tribunale di Lago Negro, Matteo Claudio Zarrella. Dopo i saluti del sindaco Tommaso Pellegrino e dell'assessore alla cultura Mario Trotta, Zarrella ha infatti discusso del volume, sottolineando il lavoro dettagliato dell'autore che con efficacia contribuisce a rivisitare il nostro passato. Teste mozze è un romanzo che ricostruisce attraverso fonti reali la vicenda umana e politica di Costabile Carducci, l'eroe dei moti cilentani del 1848 che, sbarcato il 4 luglio sulla spiaggia di Porticello ad Acquafredda di Maratea, morì tragicamente per mano del prete filo borbonico di Sapri, Don Vincenzo Peluso. Il libro si propone come opera di restituzione doverosa, di risarcimento morale, politico, umano, di una parte storica considerata minore e troppo spesso dimenticata. Un testo che secondo molti andrebbe portato nelle scuole come manuale fedele della storia del nostro paese. L'incontro culturale che si è svolto a Sassano ha fatto emergere ancora una volta come Teste Mozze possa essere un testo coinvolgente e stimolante e un libro storicamente, civilmente e politicamente importante. Il comune di Abbanella ha acquisito lo storico Palazzo Anzisi, come è successo qualche anno fa con il Palazzo Spinelli. Si tratta di un palazzo storico di 500 metri quadri su più livelli che necessita di qualche intervento. Da anni la struttura era sottoposta ad aste pubbliche e nel tempo il suo valore stimato è diminuito, passando da 350.000 euro a 85.000 euro. Dopo l'acquisizione lo storico palazzo dovrà essere riqualificato ed il comune ha già intenzione di intercettare finanziamenti regionali, ministeriali ed europei. Tra le ipotesi e l'utilizzo di Palazzo Anzisi ci sono quelle di destinarlo a centro culturale e per le associazioni, centri di ascolto, biblioteca, un centro antiviolenza per le donne. Voltiamo pagina. Prove tecniche di illuminazione. Cresce sempre più la curiosità per la ruota panoramica alta 55 metri nel sottopiazzale della Concordia, della Piazza della Concordia. Vera novità attrattiva nel periodo di luci d'artista, la ruota dovrebbe essere inaugurata ad inizio novembre. Composta da 28 cabine semichiuse, può ospitare fino a 168 persone a pieno carico. Vediamo come. Ieri mattina il primo giro di prova della ruota panoramica alta 55 metri è collocata nel sottopiazza della Concordia. Come a Londra, Lione, Bonn, Hong Kong ed altre città del mondo, arriva anche a Salerno l'attrazione per eccellenza, una ruota alta 55 metri. Dispone di 28 gondole semichiuse per un totale di 168 posti a sedere, 6 persone per ogni cabina. Pesa 300 tonnellate e viene trasportata con 7 semirimorchi ad uso speciale. Realizzata nel 2009 in Olanda, è una delle più grandi ruote panoramiche mobili d'Europa. Il giro ha una durata di circa 8-10 minuti e si faranno 5 giri completi e offrirà anche uno spettacolo suggestivo con le luci installate lungo la circonferenza della ruota e su tutte le cabine. L'attrazione, che già sta suscitando grande curiosità da parte di cittadini e visitatori, sarà pronta in concomitanza dell'inaugurazione delle luci d'artista. Possono accedere alla ruota panoramica anche i bambini e la struttura resterà nel sottopiazza della Concordia fino al 6 gennaio 2017. Venerdì 21 e domenica 22 si terrà a Pertosa, presso il Museo Speleoarcheologico Mida 1, il convegno Tra pietra e acqua, archeologia delle grotte di Pertosa Oletta, un'occasione per presentare le ultime ricerche condotte nel sito speleoarcheologico dal 2004 al 2016 e per aprire al pubblico il nuovo allestimento multimediale del Museo Speleoarcheologico, nel quale saranno esposti 67 reperti archeologici rinvenuti a fine 800 nelle grotte di Pertosa Oletta e offerti in prestito per l'occasione dal Museo Archeologico Provinciale di Salerno. La prima delle due giornate sarà dedicata agli interventi sull'archeologia e vedrà la partecipazione di numerosi esperti del settore che si confronteranno sulle ricerche archeologiche degli ultimi 12 anni nelle grotte di Pertosa Oletta. La seconda giornata sarà dedicata invece all'inaugurazione della rinnovata esposizione museale costituita da postazioni multimediali e pannelli che offrono informazioni di vario tipo sulla storia delle ricerche.
Cediamo la linea invece a Celeste Abatechechidi, che ci presenta come sempre la sua rubrica Cosmos Shop. E oggi vi porto a Red Velvet, in località Fonti, a Sala Consilina. Hello there, the angel from my nightmare. The shadow in the background of the morgue, the unsuspecting victim. E grazie a Celeste Abatechechidi, adesso è il momento di conoscere le condizioni atmosferiche per domani con la nostra rubrica Meteo. Benvenuti al Meteo di Cosmos TV. Queste le previsioni per domani. Nuvolosità sparsa. Vento da ovest-sud-ovest con intensità di 20 km orari. Raffiche fino a 28 km orari. Temperature 11 gradi la minima e 18 gradi la massima. Siamo in chiusura, li vedete in sovrimpressione tutti i contatti telefonici ma anche per le vostre email e soprattutto come potrete seguire fuori dal raggio d'azione del nostro digitale terrestre numero 648 su tutta la provincia di Salerno il nostro palinsesto, i nostri programmi su internet con l'indirizzo www.cosmostv.it. L'informazione finisce qui, quella serale, ma domani non mancate all'appuntamento alle ore 14 con il TG Flash. Buona serata a tutti.